Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo assieme una deliziosa vellutata. Creiamo insieme una vellutata per San Valentino. E chi l'ha detto che una vellutata semplice, deliziosa, profumata, morbida non possa diventare un piatto elegante appropriato per il giorno di San Valentino? Ve lo dimostrerò. Allora, questa sarà una vellutata fatta con finocchi, porro e patate. Questi saranno gli ingredienti base e sarà velocissima e semplicissima da fare, anche per chi deve preparare una cena per San Valentino all'ultimo minuto. Qui ho messo già su la pentola con dentro un goncino d'olio e del soffritto di cipolla, carota e sedano. Ci ho messo un pochino di sale sopra così facilita la cottura e rende più morbidi comunque gli ingredienti per il soffritto. Ecco qua, ed è già andato, ho rialzato un pochino la fiamma. Dunque, a questo punto mettiamo giù i nostri finocchi. Questi sono due finocchi, poi vi regolate voi, insomma. Considerate che poi comunque quando si cuociono il volume si riduce notevolmente e poi soprattutto si riduce ancora quando li andremo a frullare. Quindi, il nostro finocchio l'abbiamo messo. Saporiamo un pochino, poi ci mettiamo il nostro porro, e infine la nostra patata che ho tagliato abbastanza finemente. Diamo una bella rimestata. Adesso quando si abbasseranno sarà ancora più semplice rimestare e amalgamarli per bene. Ora non ci resta che aggiungere un pochino di acqua. Ora ci aggiungo un pochino di noce moscata. Di zenzero in polvere, visto che gli ingredienti sono tutti molto dolci, gli diamo un tocco particolare. Ecco, due pizzichini di zenzero. Rimestiamo di nuovo, poi mettiamo il coperchio e portiamo a cottura. E ogni tanto veniamo a rimestare. Le verdure dovranno essere belle morbide. Ecco qua, coperchio messo e attendiamo. E mentre i nostri finocchi, le nostre verdure stanno cuocendo, noi ci prepariamo la decorazione di San Valentino per questa deliziosa vellutata. Allora, ho qui con me della rapa rossa che è già prelessata e del pancarré integrale. Allora, con un piccolo stampino a cuoricino sto ricavando tanti deliziosi cuoricini e li farò sia con la rapa rossa, eccoli qua. Poi mi raccomando, questo che rimane
Facciamoci una deliziosa insalata. Le condiamo con un pochino di olio, sale e ci mettiamo un po' di origano. Sono fantastiche. Vediamo un po' se qui ce ne viene un altro. Proviamo. È un cuoricino, va bene, dai. Ok, adesso li ricaviamo con il pancarré. Ed ora questi cuoricini li saltiamo in un padellino. Un po' di burro e di paprika dolce. Ecco qui il nostro padellino, il burro, ci mettiamo un po' di paprika, o se preferite anche un'altra spezia, io trovo che questa ci stia molto bene. Adesso facciamo sciogliere. E andrò a saltarci prima il pane, i cuoricini di pane, e poi ci salterò i cuoricini della rapa rossa, altrimenti anche i cuoricini del pane diventeranno rossi con il succo che caccia la rapa. Invece è bello vedere poi sulla vellutata la differenza dei colori dei due cuoricini, insomma, anche perché la vellutata poi sarà molto chiara. Ecco qua. Adesso facciamoli tostare un pochino. Togliamo i cuoricini e mettiamo la rapa. Ci mettiamo anche un pizzichino di sale. Ecco qui, i nostri cuoricini sono pronti, sono belli fragranti, devono essere scrocchiarelli, mi raccomando, eh? Così ci sarà il croccante che si sentirà su una vellutata. Ok? E adesso ci mettiamo i cuoricini di rapa. Ecco qui, anche i nostri cuoricini sono insaporiti e li abbiamo resi un pochino più croccanti. E anche questi li mettiamo nel piattino. Ora andiamo a frullare insieme le nostre verdure con l'aiuto di un semplice mini primer. Eccoci qui, ecco le nostre verdure, non ci resta che frullare il tutto. Se vi risulta troppo liquida, non dovete far altro che aggiungere un pochino di amido. Altrimenti, se è troppo densa, un goccino di acqua.
Ora non ci resta che impiattare. Io ho salvato anche un pochino di barba dei finocchi per fare la decorazione. Quindi andremo a mettere la nostra vellutata. Ecco qui. Ok, ci mettiamo su un po' di parmigiano. Una macinata di pepe. Poi giochiamo con i nostri cuoricini. La nostra vellutata per San Valentino è pronta, calda, avvolgente, come un abbraccio d'amore. Eccola qua. Buon appetito e buon San Valentino a tutti voi. Grazie, ciao!